Ciao a tutti ragazzi, io sono Squall e bentornati su Game Dev Tycoon. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Signori, nello scorso episodio abbiamo aperto involontariamente il laboratorio. Lo volevo fare in questo episodio, ma comunque non abbiamo fatto nulla. Quindi in questo episodio vedremo come funziona il laboratorio di ricerca e sviluppo. Abbiamo venduto un titolone che, signori, ci ha fatto guadagnare milioni su milioni, che è tanta tanta roba. Andiamo a prenderci anche lo stand grande e abbiamo completamente modificato il nostro personale. Dunque, prima di partire con la ricerca e sviluppo, direi di andare a creare un nuovo gioco. Cioè, potrebbe stare magari un seguito di qualcosa? Un Resident Zombie 4? Perché no? Dai, andiamo a creare un Resident Zombie 4, che questo ha ricevuto un 6, però sicuramente adesso lo pompiamo come si deve, insomma, faremo un figurone. Resident Zombie 4, titolo di grandi dimensioni, lo andiamo a selezionare per Mbox, PlaySystem 3 e ovviamente per il nostro amatissimo PC. Andiamo a scegliere il nostro Indie Gamma, l'ultimo motore che abbiamo creato, e andiamo a realizzare un semplice titolo di azione perché ce può stare. Partiamo con lo sviluppo, con la grafica 3D versione 5. E già iniziano a partire 2 milioncini e mezzo così, senza far nulla. Però abbiamo ancora 65 milioncini, quindi tanta, tanta roba. Allora, noi adesso ci togliamo praticamente da tutto e saremo il Jolly nel caso servisse qualcosina. Storia e missioni non servono, motore di gioco serve un botto. Poi vediamo se dobbiamo sistemare un po' il tutto man mano che andiamo a scegliere le opzioni qua di motore di gioco e quant'altro. Vedremo un attimino. Allora, motore di gioco, sicuramente potremmo andare a mettere Carmen, perché ci può stare Carmen con la tecnologia, motore di gioco, direi che va benissimo. Storie e missioni, volendo, ci potremmo mettere noi. Alla fine non dovrebbe consumare molto. Il gameplay, in questo caso, potremmo andare ad inserire magari Lucy o Eleanor. Buttiamoci Eleanor, dai. Gameplay credo sia più grafica che tecnologia, credo, però non ne sono sicurissimo. Forse è più tecnologia che grafica? Oddio, facciamo una cosa, cioè buttiamo noi, che perlomeno siamo stabili in entrambe le categorie e poi decidiamo il da farsi in futuro. Allora, salvataggi partite? Assolutamente sì. Multigiocatore ci potrebbe stare, fisica di base lo possiamo mettere, supporta le mod, perché no? Salvataggi in cloud? Anche quasi, quasi, non glielo possiamo mettere veramente per poco, ma... se abbassiamo un po' il gameplay, sicuramente lo potremmo fare. Ok, quindi abbiamo inserito un botto su sto motore di gioco, l'abbiamo praticamente poppato al massimo. Gameplay va benissimo tutto, storia e missioni, mettiamo una storia lineare e intermezzi semplici non va bene? Dovremmo pompare un pochettino a storia e missioni. Vediamo se ci siamo con tutto. Motore di gioco, ancora un pochettino lo dobbiamo pompare, quindi facciamo così. Ok. Gameplay adesso, il gameplay è un po' bassino e magari andiamo a rimuovere qualcosina storia e missioni. Oddio, storia e missioni no, togliamo il supporto alle mod, dai, così abbassiamo un pochettino il motore di gioco e diamo più spazio al gameplay. Subia, direi che così può anche andare bene. Supporto alle mod lo faremo eventualmente con dei titolozzi più grossi. Questo deve pure uscire un giocone, quindi mi raccomando, cerchiamo di fare un buon lavoro, signori, Abbiamo anche gli sprint pronti e li utilizzeremo nel momento del bisogno. Salve, sono Gary White da Gamers. Ho sentito che Indy sta lavorando su un nuovo gioco, quindi andiamo ad accettare l'intervista e direi che, ovviamente, in un gioco d'azione si punta di più sull'intelligenza artificiale, che pomperemo veramente a bomba e metteremo qualcuno veramente abile con l'intelligenza artificiale a svilupparla per l'appunto e fare roba. Ok, sono concordi con noi, miglioriamo l'hype, abbiamo anche la Game Convention che ci dà nuovi fan e anche un po' di hype in più, quindi tanta tanta roba, e potremmo già iniziare a fare un po' di sprint, perché no, dai, parti tu con lo sprint che c'è, messa bene, quando non si doveva mettere a bere si è messa a bere, ma dimmi tu, non si fa così, non si fa assolutamente così. Un po' di sprint ci sta, poi ci organizzeremo meglio per fare degli sprint come si deve,
marketing, direi una grande campagna pubblicitaria per pompare ulteriormente l'hype. Sono ancora al loro primo titolozzo, quindi potrebbe uscire un po' meh, magari non è praticamente il top, ma vedremo in futuro. Dialoghi ad albero non ci interessa, questo lo possiamo lasciare così, mettiamo anche via migliorata, e a posto, direi che per il momento così va anche bene. Allora, design dei livelli, possiamo mantenere Lucy, che comunque ha un buon design, quindi va bene così. Dialoghi, non so se me ce posso mettere io, no, non me ce posso mettere perché comunque divento troppo stanco, magari mettiamo Ortiz, che va bene. Mentre come intelligenza artificiale potremmo effettivamente mettere Corinne, perché no, dai, direi che va bene così, abbiamo selezionato tutto, quindi procediamo con lo sviluppo. Siamo ancora alla seconda fase, ma già abbiamo ottenuto un punteggio veramente elevato sia in tecnologia che in grafica. Credo proprio che faremo un nuovo record in entrambe, anche se qua la gente se ne vorrebbe effettivamente andare un attimino in vacanza, eh? Vabbè, consumiamo il nostro spinint messo da parte per pompare al massimo questo titolozzo e poi non appena l'avremo finito ovviamente li manderemo tutti in vacanza. Ora, qui dobbiamo inserire ovviamente la grafica, per il resto qua ci siamo, e il sonoro surround. Pompiamo la grafica, pompiamo il sonoro, diminuiamo il design del mondo di gioco. Quindi per la grafica possiamo mettere Tracy e va benissimo, per il sonoro possiamo mettere Emily e ci siamo, mentre per quanto riguarda il design possiamo andare ad inserire lei. Come vedete abbiamo gente veramente abile in tutto e praticamente riusciamo a creare veramente un giocone con delle statistiche veramente elevate senza sforzarci, attenzione, perché nessuno di noi è al 100%, quindi va benissimo così. Completiamo dunque il nostro titolone e qua la gente se ne vorrebbe andare effettivamente un attimino in vacanza, ma guardate come sale l'hype, stiamo già quasi a 400 di hype. Dobbiamo ancora rimuovere i bug, è stata rilasciata una piattaforma di gioco, non ce ne frega assolutamente nulla, e di conseguenza dovremmo continuare a pompare. Abbiamo però pochi punti di ricerca, quelli ci serviranno. Spero di fare un altro titolone che venta un botto, perché il laboratorio è una sorta di sanguisuga, però ci servirà decisamente. Allora, che vogliono andare tutti in vacanza è una cosa ottima, così ti mandiamo in vacanza insieme, tornano insieme e di conseguenza avrò sempre quel ritmo di creare il gioco, li mando in vacanza e così via. Signori, abbiamo raggiunto i 500 di tecnologia, stiamo ancora pompando un pochettino. Signori, appena terminiamo il gioco li mando in vacanza, quindi con calma, finendo che l'hype scala. Nuovo record, nuovo record. Gameplay aumenta di livello, intelligenza artificiale e anche grafica, e la grafica 3D versione 5. Ottimo, ottimo. Signori, mi raccomando, qua vogliamo le recensioni, quelle a bomba. Ora andate tutti in vacanza, che spero ve la meritiate, spero. Vediamo un attimino a che livello sono le recensioni. Qualcosa di veramente prepotente, eh? Mi raccomando, un 7, che non sarà il massimo, però dai, rispetto al 6 di prima, un 8, quindi comunque è piaciuto, un altro 8, molto divertente, davvero bello, divertente, eh? Un altro 8, quindi quel 7 di Stargame, insomma, non c'è stava, potevamo prendere un 8 pieno, però dovrebbe comunque farci vendere. Ok, non è un mega titolone di quello della Madonna, però va bene, dai. Andiamo a redigere il porto sul gioco, così ce l'ha eventualmente qualche punticino di ricerca, qualche informazione. E qua ovviamente continuiamo a vendere a manetta comunque i nostri titoli. E dovrebbe comunque farci guadagnare un bel po', infatti già stiamo a 71 milioncini. Tanta, tanta roba. Ora, stanno ritornando un po' tutti dalle vacanze. E questa è una cosa ottima. E andiamo a fare un po' di punti di ricerca, così andiamo a migliorare eventualmente ancora il nostro motore di gioco. Trova contratto di lavoro, sì, perché voglio comunque creare qualcosa di veramente prepotente come motore di gioco che ci consenta di creare giochi su giochi su giochi.
Potrebbe effettivamente sembrare un po' uno spreco creare di continuo dei motori di gioco. Però se noi andiamo a pompare determinati elementi, tipo la grafica, vanno a livellare, vanno a expare, di conseguenza ci appariranno nelle ricerche. Se noi non le pompiamo, non le inseriamo, purtroppo non ci spunteranno nuove tecnologie. Ora, appena terminiamo i punti di ricerca, anzi facciamo direttamente adesso, andiamo ad inserire un po', decisamente poco. Cosa potremmo fare? La propria convention, opportunità internet, hardware oppure giochi AAA. Signori, giochi AAA effettivamente potrebbero farci gola, eh? Ci hanno detto di iniziare con qualcosina di semplice, tipo internet. Però effettivamente i giochi AAA, signori, potrebbero essere veramente devastanti, eh? Hardware, insomma. Sono veramente indeciso. La convention la faremo più in là. Non ci interessa, sarà l'ultimo progetto che andremo a sbloccare. Internet oppure giochi AAA? Se non sbaglio, una volta che sblocchiamo i giochi AAA potremmo fare anche gli MMO. Però forse dovremmo avere anche internet per gli MMO. O forse dobbiamo avere internet per gli MMO. Sapete che non ne ho la più pallida idea? Inizia il progetto. Andiamo a mettere però, il progetto è cominciato e man mano che i tuoi ricercatori ci vorranno, non so, vedrai il progresso nella scheda dello stato, non dimenticarti di aggiustare il budget. Se il budget è zero, il progetto non progredirà mai. E ci sta. Andiamo ad inserire un 140 al mese. Non voglio spendere troppo perché comunque i costi ci sono. E pian piano dovremmo ricevere dei punti. Ora, continuiamo a cercare dei contratti di lavoro che dovrebbero riuscire a completare pure tempo niente. Tu puoi farmi lo sprint? Non ancora, perché non sei a livello 5, mi sa. Mi sa che non puoi proprio farlo per il momento. Peccato. Tu puoi farmi lo sprint? No, però puoi farmi il corso da specialista in tecnologia. Facciamolo. Facciamolo, dai. Specialista in tecnologia. Guarda, io ormai faccio lo stand gun, anche se no, produco praticamente giochi, perché comunque ci fa guadagnare dei funnel, che non è affatto male. Stavo guardando un attimino qua e sono indeciso effettivamente. Non ripeterti così, cioè, beh, queste qua sono robe inutili. Il corso ricerca e sviluppo effettivamente non so a cosa possa servire, non ne ho la più pallida idea. Però questo qua è quello che ci fa migliorare. Quelli personali con ingranaggi, quindi gli altri credo che siano solamente per potenziare un pochettino le statistiche. Vabbè, abbiamo uno specialista del design, quindi per il momento non mi vale effettivamente nemmeno il caso di andare a prendere un altro specialista. Ci serviranno in futuro per velocizzare un po' il tutto, però per il momento va bene così. Scusate, perché non va avanti? Troppo poco? Mi sa che è troppo poco ancora. Infatti, se non c'è sta nessuno a lavorarci dentro, non si va avanti. Va bene, piano piano la gente ci lavora e ci fa comunque sviluppare il gioco. Potremmo effettivamente anche mettere un milioncino. Facciamo un milioncino al mese. Ok, dai, facciamo così, che sono apparsi tre tizi a lavorare, quindi va bene così. E il punteggio là sotto sta aumentando, quindi ottimo. Ora facciamo un po' di ricerca. Ricerca alberi delle abilità. Ok. Ricerca video pre-renderizzati. Non abbiamo già punti di ricerca. Li abbiamo utilizzati tutti. Ah, maledizione. Il 3D stetoscopico avanzato. Onestamente non ricordo se viene migliorato. Se è un'abilità della grafica che possiamo utilizzarla con la grafica classica che abbiamo, non saprei, non ricordo onestamente. Però già che ci siamo, a questo punto lo ricerchiamo comunque, perché in ogni caso le ricerche le dobbiamo completare tutte. E teoricamente con lo specialista della tecnologia dovremmo sbloccare una nuova zona, se non sbaglio, no? Forse non è ancora giunto il momento? Non ricordo. Comunque da questa parte ci dovrebbe stare un'ulteriore area.
non visibile per il momento, ci sarà. Costi mensili è adesso veramente elevato, veramente elevato. Fast Driving è uno dei titolozzi che abbiamo creato sotto il vostro consiglio, signori. Se volete creare anche voi il vostro videogioco personale qui su Game Dave Tycoon, mi raccomando, scrivete il titolo del gioco che volete creare ed eventualmente anche una piccola descrizione. Ritornando a Fast Driving, c'era stato chiesto di creare un seguito qualora il titolozzo fosse uscito comunque decente, diciamo in questo modo, visto che è un punteggio di 7, e il seguito doveva chiamarsi Fast Driving DX, quindi andiamo a crearlo, abbiamo comunque un nuovo motore di gioco. Fast Driving DX, di grandi dimensioni, per Xbox, PlayStation 3 e ovviamente, come sempre, il nostro PC. Andiamo a selezionare il nostro Indie Gamma e partiamo anche con lo sviluppo di questo Fast Driving DX, sperando che ci faccia vendere, sperando che piaccia al pubblico e che la gente qua non se ne voglia andare in vacanza, perché insomma, beh, capite che devono concentrarsi a fare roba. Storie e missioni non serve, anche se effettivamente sempre un pochettino la dobbiamo dare per migliorare un pochettino le nostre opportunità di inserire storie lineari, intermezzi semplici e roba del genere. Ora dobbiamo pompare un pochettino di più il gameplay e un po' di meno il motore di gioco. Per il motore di gioco a questo punto toglierei salvataggi in cloud e diminuiamo un pochettino, ma roba veramente di poco, perché comunque dobbiamo mantenere il tutto. E per il gameplay direi che va bene così. Ora, visto che noi già in questo modo stiamo veramente utilizzando un botto le nostre energie, andiamo ad inserire Lucy o andiamo ad inserire Eleanor? È che non mi ricordo mai il gameplay, se è grafico o tecnologia, ve lo giuro, non me lo ricordo mai, perché il motore di gioco, ok, è tecnologia, storia e missioni, potrebbe effettivamente essere grafica, ma il gameplay non ne ho la più pallida idea. Grafica? Tecnologia? Una via di mezzo? Non saprei onestamente. Mettiamo Eleanor, che comunque è quella che ha meno in grafica eventualmente, e forse un po' di più in tecnologia. Comunque forse dovrei cambiare ancora qualcosino nello staff. Vedremo più in là, magari cerchiamo veramente qualcuno di pompare in tutto in futuro, così lo mettiamo, diventa comunque devastante. Vedremo. Facciamo anche un po' di sprint, signori, così nel frattempo riaccumula dello sprint e creiamo un gioco devastante. Ci servono anche gli altri con lo sprint e poi sono veramente dei punti su punti che ci fanno guadagnare tantissimo con il pubblico, e va bene così. Intelligenza artificiale la vuole aumentata, dialoghi ad albero non ci interessano, quindi penso di poter mantenere tutto come si trova, anche a livello di chi ci lavora, direi che possa andare bene così, di conseguenza continuiamo con lo sviluppo, non tocchiamo nulla e andiamo avanti, direi che va bene, forse un po' di hype, una grande campagna pubblicitaria, cioè sta giusto per migliorare un pochettino l'hype. Stiamo comunque a 73 milioncini, quindi ci manteniamo sempre su quella linea. Vanno di gran modo i titoli di azione, ma abbiamo già creato un titolo di azione, quindi per il momento andiamo con quello di simulazione. E attenzione, comunque opportunità internet se sta per sbloccare, siamo già a metà strada. Ora, il motore di gioco ce ne frega nulla, grafica non si sa, sonoro abbastanza, potrei mantenere effettivamente il tutto come si trova, magari pompiamo ancora un pochettino il sonoro e lascerei la gente a lavorare così, che nessuno si sta stancando, nessuno fa roba, va benissimo così. Ora, se ricaricano ancora un pochettino lo sprint, lo rilancio prima del termine, in modo da pompare ulteriormente il nostro titolone. Sembra di sì che ci arriviamo a creare almeno il primo. Ok, sprintate signori, sprintate. E come potete vedere, già la gente vuole andare in vacanza contemporaneamente. Questa è veramente una cosa fantastica, perché ci permette di continuare a creare dei giochi a non finire. Mandiamo tutto il team in vacanza, rientrano e sono tutti operativi. Ed è tanta tanta roba mettere il team in questo modo, perché veramente ti consente di creare giochi senza avere alcun problema, senza che
te stressino perché ce n'è magari uno che se ne vuole andare in vacanza prima in maniera obbligatoria e roba del genere. Anche se finora comunque problemi non ne avevamo avuti, però adesso che creiamo giochi sempre più grandi, effettivamente ci può anche stare. Nuovo record comunque in grafica, il che va bene. La gente continua a salire di livello, di conseguenza anche gli stipendi salgono di livello. Ma andiamo tutti quanti in vacanza. Abbiamo sbloccato il gioco online. E ok, sono arrivate anche le recensioni. Un 7. Un altro 7. Ancora un 7. E quindi ci manteniamo praticamente sulla stessa linea. Non è migliorato granché. Comunque un nuovo titolo va bene così. Stand grande. Il mercato si è normalizzato. Stiamo per completare la ricerca qua al laboratorio. Se non sbaglio servivano 500 punti. Dopo un'attenta valutazione siamo arrivati alla conclusione che internet è un'enorme opportunità nell'industria dei giochi. Abbiamo già visto alcuni piccoli segnali su quanti giochi multigiocatori possono avere successo, ma il multigiocatore è solitamente una caratteristica aggiuntiva al gioco e non un punto principale. Pensiamo di poter sviluppare tecnologie per creare un gioco multigiocatore massivo online, abbreviato MMO, un gioco in cui decine di migliaia di giocatori possono giocare assieme. Per creare un MMO è richiesta più ricerca. La seconda scoperta è che possiamo cominciare lo sviluppo di una piattaforma di distribuzione online al posto di comprare giochi ai negozi locali e i giocatori potranno scaricare giochi direttamente dal nostro server. Questo taglierebbe fuori l'uomo nel mezzo e potremmo guadagnare una larga fetta di mercato ed entrate addizionali per finanziare gli sviluppi. Nuova ricerca disponibile con the name Grind MMO. Ok, andiamo adesso nel laboratorio. Sì, va bene. Quello che c'è stato rilasciato. Abbiamo il nome in codice Grind, che è un piano audace per sviluppare una piattaforma di distribuzione. E questo effettivamente potrebbe tornarci utile. O direttamente di MMO. Signori, che dite? Creiamo un MMO in questo episodio? Io direi di sì. Quindi no, non voglio cancellare il progetto. Voglio aumentare il massimo il punteggio. Paghiamo un fottio di soldi per... Scusa, tu non sei andato in vacanza? Non ti ho mandato in vacanza a te, maledizione. Maledizione, questa non ci voleva. È rimasta lei a non fare un cazzo. Maledizione. Questa non ci voleva assolutamente, perché adesso mi sballa il tutto. E ho detto fino a poco fa, adesso se ne vanno tutti in vacanza, tornano tutti quanti insieme. Invece no, maledizione. Ok, speriamo di riuscire a recuperare in futuro. Comunque, stiamo pagando un botto al mese, però creiamo un MMO che ci fa guadagnare nel tempo e ci fa guadagnare anche abbastanza bene. Ci dedichiamo un attimino all'MMO e in futuro vedremo effettivamente di fare qualche altro sequel, qualcos'altro. Non saprei. Potremmo creare un MMO GDR sempre su Dragone, signori. Che è un titolo che va a bomba. Direi che ci sta. Anche perché comunque con Dragone siamo arrivati al penultimo titolo. Dragone Rosso era il penultimo titolo. Adesso c'è sta il boss finale, che sarà rilasciato nel prossimo titolozzo di Dragone, nell'ultima parte di questa storia, che si intitolerà Dragone Nero e sarà tipo l'ultimo, signori. E magari nel prossimo episodio lo rilasciamo, così guadagniamo pure un botto. Però dopo il motore, perché voglio comunque pompare ulteriormente il motore prima di andare a rilasciare questo titolone. Nel frattempo creiamo l'MMO e poi facciamo la patch sull'MMO per rilasciare anche quest'ultimo boss. Che ne dite, signori? C'è sta? Secondo me c'è sta come idea. Ok, abbiamo ricercato tutti i contratti di lavoro, non possiamo fare nulla. E ricerca, gioco online, assolutamente sì. Ci serve il gioco online. Video pre-renderizzati, voce fuori campo e linguaggio del corpo semplice per un MMO è importantissimo. È importantissimo. Però ci servono più punti di ricerca, maledizione. Decisamente più punti di ricerca. Potrei effettivamente già creare un altro titolozzo, però nell'attesa, dai, manca veramente poco, facciamo riposare il nostro staff ancora un pochettino. Non ho contratti di lavoro? Sì, ho contratti di lavoro, questa è una cosa ottima.
Così nel frattempo che completiamo di ricercare il gioco MMO, facciamo altri punti di ricerca che ci servono e poi vediamo di migliorare il motore, insomma, faremo roba. Capo, la nostra ricerca nei giochi multigiocatore massivo online MMO è completa. Le possibilità degli MMO sono tante, ma sono anche rischiosi. Durante la nostra ricerca abbiamo realizzato che prima di iniziare a sviluppare un MMO avremmo bisogno di creare un motore di gioco speciale per esso. Avrai bisogno di completare la ricerca per il supporto MMO con un membro del tuo personale. Una volta che sarà integrato in un motore di gioco potrai cominciare a creare un MMO, ma stai attento, sembra che gli MMO funzionino soltanto con le migliori combinazioni tema genere e avrai anche bisogno di avere specialisti nella tua squadra per creare un MMO di successo. Nuova ricerca disponibile, supporto MMO. Quindi attendiamo di completare questo contratto, dopodiché, anzi, facciamo anche un po' di sprint, tanto a questo punto dovremmo riattendere ancora un pochettino, magari completiamo lo Space Shuttle, perché no? Dai, su che non manca tantissimo. E signori, abbiamo completato anche il contrattino che ci ha rilasciato 416.000 crediti, non so poi, mezzo milioncino così per completare uno Space Shuttle, cioè può stare. E a questo punto tu vammi a fare la ricerca, supporto MMO, non abbiamo abbastanza punti di ricerca, maledizione, trova contratto di lavoro, vai, devo arrivare a 150 punti di ricerca, mi raccomando arriviamoci, perché sono cazzi, sono qua, stiamo a fare nulla, ci arriviamo? Dai, mi serve un po' di ricerca, per favore, dai, punti di ricerca, su via, 150, please, ok, va bene, perché sono qua, non riusciamo mai a creare supporto per gli MMO. Dobbiamo comunque creare il motore di gioco in maniera obbligatoria. Ok, va bene. Come potete notare, i nostri soldi sono veramente diminuiti un botto, ma tantissimo sono diminuiti, perché comunque stavamo continuando a pagare 3 milioncini al mese per questo laboratorio. Adesso ho diminuito, veramente ridotto tantissimo, siamo a 780 ed è comunque tanto. Facciamo il nome in codice grid, che ci fa vendere di più secondo me sta roba. Pian piano completiamo anche questo, mandiamo tutti quanti in vacanza, stavolta cerchiamo di mantenere la squadra in piena forma. E devo creare il motore di gioco personalizzato, posso fare eventualmente qualcos'altro, video prenderizzati. 80 punti di ricerca precisi, voce fuori campo, video pre-renderizzati, non saprei, storia e missioni o dialoghi? Beh, io andrei su storia e missioni, dai, che comunque per l'MMO che dobbiamo creare ci può stare secondo me. Andiamo a creare dunque un nuovo motore di gioco e questa volta dobbiamo andare ad inserire il supporto MMO, il gioco online, perché che fai? Giochi offline con gli MMO, no? Non mi pare il caso, cioè devi giocare online. Alberi delle abilità, perché sono importantissime. Video pre-renderizzati. Linguaggio del corpo semplice. Le grafiche non ci interessano, a questo punto tolgo anche la 4. Questo la vado ad inserire perché non so effettivamente... Il stetoscopico avanzato, la metto con la grafica 3D versione 5 perché non so effettivamente se quello stereoscopico va avanti, quindi versione 1, versione 2 e così via, non ne ho la più pallida idea, non mi ricordo, o se lo posso inserire in game, non saprei. E per il resto direi di lasciare il mondo come si trova e dobbiamo trovare un titolo per questo nuovo motore di gioco che effettivamente ci va a portare nel mondo degli MMO. Lasciamo un attimo da parte tutti i nostri alfa, beta, teta e chi più ne ha più ne metta per andare a creare un indie MMO. Creiamo dunque il nostro motore di gioco, spendiamo un fottio, siamo a 38 milioncini e dobbiamo guadagnarci. Dobbiamo creare un MMO che ci faccia guadagnare veramente un botto, perché paghiamo un milioncino al mese, veramente tanto. Veramente, veramente tanto. Diminuiamo un attimo, Portiamo a 500 al mese, 4,90, perché sennò
qua andiamo in bancarotta prima del tempo. Voglio continuare comunque con il laboratorio di ricerca e sviluppo a ricercare roba, perché è importante, è fondamentale per andare avanti. Abbiamo lo sprint e questa è una cosa buona. Abbiamo la possibilità di creare un MMO. Abbiamo un nuovo motore di gioco appena ricercato. E signori, sviluppa nuovo gioco. MMO, grandi dimensioni ovviamente. Fantasy GDR di grandi dimensioni, MMO, il nostro primo MMO, signori, intitolato Dragon Story, che va a riprendere tutto quello che è stato narrato in Dragone Verde, Dragone Blu, Dragone Giallo, Dragone Rosso e in futuro anche Dragone Nero, che arriverà sul canale, arriverà anche con qua, lo rilasceremo in Game Dev Tycoon. E signori, andiamo dunque a scegliere la piattaforma PC, Xbox e ovviamente la Play System 3. Andiamo a selezionare il nostro indie MMO per tutti, perché è un gioco per tutti e ci può stare. Iniziamo lo sviluppo. Grafica 3D versione 5. E qui adesso abbiamo veramente un botto di roba da inserire. Salvataggi partite lo togliamo, mettiamo i salvataggi in cloud. Supporto alle mod non credo ci possa interessare per il momento, ma mettiamo il gioco online. Fisiche di base sì, riproduzione video sì, multigiocatore o gioco online? Ovviamente il gioco online, non mettiamo il multigiocatore, non c'è minimamente senso. E riproduzione video direi che va bene, però dovrei pompare un pochettino il motore di gioco, anche se effettivamente il motore di gioco non gli interessa. Quindi potrei rimuovere le fisiche di base, la fisica di base, diminuire un pochettino e togliere anche la riproduzione video. Ci siamo quasi, quindi facciamo così. Ok, gameplay, storia e missione lo dobbiamo pompare. Il motore di gioco è all'86%, adesso ci ritorniamo. Gameplay, vediamo che cosa possiamo inserire. Sicuramente albero delle abilità, perché ci serve. Magari gli obiettivi li inseriremo con una patch, esperienza utente la inseriamo con una patch e il tutorial di gioco, questo lo dobbiamo lasciare stare. Storia e missioni, video pre-renderizzati, intermezzi avanzati e storia ramificata. Storia lineare, facciamo una storia lineare, dai, senza troppi fronzoli, però gli intermezzi avanzati ci stanno. E dobbiamo migliorare dunque un pochettino il gameplay e il motore di gioco. Per il gameplay direi che dobbiamo lasciare il mondo come si trova, quindi lo pompiamo. Pompiamo un pochettino il gameplay, un po' tanto il gameplay, devo rimuovere qualcosa, per forza, devo inserirla dopo. L'albero delle abilità a sto punto, mettiamo gli obiettivi fin da subito e l'albero delle abilità lo metteremo in futuro. Più in là ci sarà qualcosa per mettere più roba se non sbaglio, per il momento abbiamo ancora delle difficoltà. Però, ripeto, è il nostro primo MMO, quindi potrebbe effettivamente andare anche bene. Salvataggio in cloud e gioco online. Non è che c'è un... Cioè, il gioco online per forza lo devo mettere per un MMO. Scusate, se no non funziona. Come faccio? Devo potenziare ancora qua il motore di gioco? Perché comunque lo devo pompare un attimino. Il gameplay c'è sta, storia e missioni va bene. Direi che possiamo iniziare. Oddio, storia e missioni. Metterei qualcuno abile con la grafica a sto punto. Mettiamo lei. E noi restiamo come jolly. Per il momento direi di restare come jolly. Già ci costa un fottio, eh? Vai con lo sprint. Accetta l'intervista. Quali sono le nostre aspettative? È un gioco molto molto atteso. Decisamente molto atteso. Vai. Che l'hype sale a bomba in questo caso. Facciamo lo sprint e attendiamo un attimino. Magari facciamo un po' di marketing. Facciamo una grande campagna, una piccola campagna pubblicitaria. Così subito. Partiamo con una piccola campagna pubblicitaria e poi lanciamo anche quella grande. Se abbiamo i soldi. Insomma, stiamo a 23 milioncini. Stiamo rischiando di brutto questa volta, ma veramente tanto stiamo rischiando. Potrebbe effettivamente essere un problema, non saprei, perché avevamo 70 milioncini, adesso ci ritroviamo col culo a terra quasi. Ora, dialoghi, lo vuole bello pompato, e vabbè, intelligenza artificiale, non gliene frega nulla. Quindi andiamo a togliere l'IA migliorata, mettiamo l'IA companion, e va bene così. Design dei livelli,
editor dei livelli, non è che me ne frega poi più di tanto, togliamo questo editor dei livelli, mettiamo gli easter egg e i minigiochi che quelli vanno sempre bene, linguaggio del corpo semplice, dialoghi ad albero e dialoghi migliorati. Ok, quindi dialoghi andiamo ad inserire, ci mettiamo noi nei dialoghi, perché no, ci mettiamo noi. Design dei livelli, possiamo andare a mettere Tracy, e intelligenza artificiale lasciamo Corinne. Per il momento direi che va bene, anche se effettivamente avere sia Tracy che Eleanor che Lucy veramente impegnate a fare roba potrebbe essere un problema. Se metto Eleanor qua, supera ma non di molto, quindi se io la porto al 100 mi tengo Tracy libera per dopo, tanto per il resto va bene, quindi ok, andiamo avanti, continuiamo con lo sviluppo. Abbiamo ancora 21 milioncini e mezzo, dovrebbe far comunque guadagnare un botto questa MMO essendo anche il primo, e poi più avanti potremmo rilasciare patch e quant'altro. Ora sto io credo che stia durando un fottio, vi avrò fatto sicuramente dei tagli, tanti tagli, perché se no non ci riusciamo più. E vabbè, qua escono sempre nuove console, ovvero la Play System 4. E già siamo arrivati a 32 anni di gioco, signori. Abbiamo fatto veramente un botto. Tantissimo tempo abbiamo passato qua in game. Ora il sonoro non lo vuole pompato, mentre il design del mondo di gioco sì, la grafica la manteniamo in questo modo. Beh, lì già se andiamo a mettere il 3D, stetoscopio avanzato, e ci serve. Ci richiede un attimino di pomparlo un po' di più. Il surround pure vuole essere un attimino pompato, ma veramente di poco, quindi. Facciamo così, lo manteniamo in questo modo. Economia virtuale, ambientazione ricca, ciclo giorno-notte, mondo aperto. Questi ovviamente li dobbiamo lasciare nel design. E dobbiamo migliorare un pochettino la grafica. Cazzo, non si ci arriva però così. Se abbasso il design del mondo di gioco e pompo di più la grafica, non funziona nemmeno. Quanto lo dovrei abbassare il design del mondo di gioco? Tantissimo, e comunque la grafica non regge, cioè non regge il design, ma tutte queste cose ci servono, quindi il design deve stare pompato. E metto solamente la grafica 3D versione 5, signori, perché sennò non ce ne usciamo, non riusciamo a creare nulla. Ora, Eleanor, come detto, non riesce a fare tutto, quindi andiamo a togliere Eleanor e mettiamo Tracy. E Tracy però sta anche nella grafica, cazzo. Questo potrebbe essere un problema. E nella grafica chi potremmo, intanto possiamo inserire Corinne qui, così Emily ce la teniamo un attimino libera. E nella grafica devo mettere per forza Carmen, ce la fa Carmen? Veramente per poco non riesce, aspetta che si abbasso forse un pochettino, riesce? E in grafica 91%, maledizione, e niente, la grafica deve stare così. Però Eleanor è all'1% in più, se riesco ad abbassare quell'1%, beh un 105% con un 101% non dovrebbe essere troppo, cioè secondo me possono anche farcela, dai. Pompiamo questo titolozzo, signori. Adesso facciamo anche un altro po' di sprint. Stand grande per il nostro primissimo MMO. La grafica comunque è bella pompata, quindi va bene così. Ci stanno un bel po' di bug. Non c'è tantissimo hype per il momento, ma adesso con la convention va decisamente ad aumentare. E speriamo bene, speriamo che le recensioni siano veramente positive. Ecco il G3 che ci dà hype, fun e chi più ne ha più ne metta. Non so se siamo arrivati addirittura primi, non ho letto, perché c'è stava scritto congratulazioni, quindi forse siamo arrivati primi, non ne ho la più pallida idea. Stiamo rimuovendo un fottio di bug e forse abbiamo fatto anche i record in tecnologia, in grafica sicuro, perché abbiamo quasi 600 di grafica, quindi tanta roba. Però ci sono rimasti solamente 16 milioncini, che sono veramente pochi.
pochissimi, 15. Dai che ci siamo arrivati. Andatemi a rimuovere i bug. Rimuovetemi sti bug. Finito, finito che stiamo perdendo hype. Nuovo record solamente in grafica. Ma ti prego, dimmi che piace alla critica, perché se piace alla critica, cioè fammi soldoni. Ambiente dinamico, lo inseriremo più in là, eventualmente in qualcos'altro. Andiamo a ridire il rapporto sul gioco. Le prime recensioni sono arrivate. E, signori, vedo dei 10, 10, 10. Ci farà guadagnare un fottio, e un MMO questo ci fa guadagnare nel tempo 9. Io non lo sopporto in format game. E che cos'è? Un altro 10? E qua glielo dico io che con il GDR siamo veramente capaci. E un altro 10, signori. Abbiamo creato un capolavoro. Un MMO. Che ci farà guadagnare veramente un fottio. Guardate adesso un momento. Perché così poco? Gli MMO in vendita ora, gli MMO funzionano in modo leggermente diverso dai giochi normali. Gli MMO non solo generano introiti, ma anche costi di mantenimento, dato che abbiamo bisogno di mantenere server del gioco e fornire un servizio ai clienti, vedrai la montare del mantenimento pagato nelle schede vendite. Diversamente dagli altri giochi che hanno una durata di vendita limitata, gli MMO vendono a tempo indeterminato. Dovrai decidere da te quando voler togliere un MMO dal mercato. Per togliere un MMO dal mercato, semplicemente sulla scheda vendite apri il menu. Dato che gli MMO sono così costosi da creare, voler espandere il tuo attuale MMO piuttosto che crearne uno nuovo, per farlo dovrai creare un'espansione che puoi cominciare a ricercare ora. Nuova ricerca disponibile, espansione. Ma stiamo veramente guadagnando poco con l'MMO. Speravo di guadagnarci di più, visto che era uscito un mega giocone. Perché abbiamo veramente pochi soldi, maledizione. Speravo in qualcosina in più con questo MMO. E che cos'è? Però abbiamo un bel po' di punti di ricerca. E dobbiamo per forza creare un gioco che ci faccia guadagnare adesso. Ma tipo per forza. Manda in vacanza. Mandiamo tutti in vacanza. E ci salutiamo. E nel prossimo episodio, signori, cerchiamo di recuperare soldi. Comunque, dai, siamo arrivati a 32 milioncini. Abbiamo avuto una perdita iniziale, però adesso stiamo iniziando a guadagnare. Togli dal mercato, resoconto completo, addirittura potremmo vedere un resoconto completo, per il momento no. Va bene, dai signori, salvataggio tattico e alla prossima. Ciao a tutti!